In un anno ricco di melodie e di emozioni, il 1985 ha visto emergere 10 opere musicali che hanno conquistato il pubblico italiano suscitando fervore e passione. Ecco la hit parade degli album italiani più venduti di quell'anno. Al decimo posto, con il suo spirito avventuroso e fantasioso, K-1 di Edoardo Bennato ci trasporta in un viaggio epico attraverso mondi immaginari e storie avvincenti. Tra le canzoni più rappresentative troviamo Eroe Fantasy, In cerca del futuro, Zero in condotta, Asia e Nisida. Scalando la classifica, al nono posto troviamo 100 città di Antonello Venditti, un album che cattura l'essenza della vita nelle città italiane, con brani che celebrano l'amore, l'amicizia e la nostalgia. Tra le tracce più significative vi sono Sotto il segno dei pesci, Giulia, Sora Rosa, Marta, Compagno di scuola e Campo dei fiori. All'ottavo posto, Mondi lontanissimi di Franco Battiato ci introduce in un universo di sogni e misteri, con melodie eteree e testi che esplorano l'animo umano e l'universo. Tra i brani più distintivi spiccano Via Lattea, Risveglio di primavera, No Time, No Space, Chanson Egocentrique e I treni di Tosère. La settima posizione è occupata da Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula di Mina, un album che mescola sapientemente classici internazionali con canzoni originali, regalando un'esperienza musicale unica e coinvolgente. Di questo album ricordiamo le hit Just the Way You Are, Eloise, If You Leave Me Now, Mi Mandi Rose, Nei miei occhi e Questione di Feeling. Salendo ancora nella classifica, al sesto posto troviamo Vanoni Paoli insieme di Ornella Vanoni e Gino Paoli, un connubio di talento e passione che ci regala interpretazioni indimenticabili di grandi classici della musica italiana. Tra i brani più significativi ci sono Domani è un altro giorno, Una ragione di più, Ti lascio una canzone, Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è e Vedrai, vedrai. In quinta posizione troviamo Scacchi e tarocchi di Francesco De Gregori, che ci porta in un viaggio poetico e introspettivo con brani che esplorano temi universali come l'amore, la libertà e il destino. Tra le tracce assolutamente da non perdere vi sono la storia Scacchi e tarocchi, Ciao Ciao, Sotto le stelle del Messico a Trapanar e Tutti salvi. Al quarto posto, I miei americani di Adriano Celentano ci regala un'esperienza musicale variegata e coinvolgente, con reinterpretazioni di classici internazionali e brani originali che catturano l'essenza del talento di Celentano. Tra le canzoni che maggiormente hanno conquistato il pubblico troviamo Il contadino, Michelle, Bisogna fare qualcosa, Fumo negli occhi, Susanna e Questo vecchio pazzo mondo. Ed eccoci arrivati sul podio, dove la medaglia di bronzo va a Quelli della notte di Renzo Arbore, che ci trasporta in un mondo di musica e divertimento con brani che celebrano la notte e l'allegria della vita. Impossibile non ricordare brani come Ma la notte no, Il materasso, L'esercito del surf, La società dei magnaccioni, Tango della gelosia e Quando vien la sera. La medaglia d'argento va a Cosa succede in città di Vasco Rossi, un album che cattura l'energia e lo spirito ribelle del rocker italiano, con brani che parlano di amore, libertà e desiderio di vivere appieno ogni istante. Tra le canzoni che hanno maggiormente determinato il successo del Vasco nazionale troviamo Cosa c'è? Cosa succede in città? Tuffi? Nuova canzone per lei? Bolle di sapone e Dormi dormi. Infine, la vetta della classifica è dominata da La vita è adesso di Claudio Baglioni,
un album che ha catturato l'essenza dell'epoca con le sue melodie coinvolgenti e i testi profondi che esplorano i temi dell'amore, della vita e del fato. Tra le tracce più significative troviamo Uomini persi, La vita è adesso, Tutto il calcio minuto per minuto, Amori in corso e Adesso la pubblicità. Una menzione di merito va anche a quegli album che, pur non rientrando nella top 10 dei dischi italiani più venduti, hanno lasciato un'impronta indelebile sull'esperienza musicale del 1985. Ricordiamo Casanova dei Rondò Veneziano, che ha incantato gli ascoltatori con la sua fusione unica di musica classica e contemporanea, trasportando gli ascoltatori in un viaggio attraverso melodie suggestive e atmosfere romantiche. Asia non Asia dei Pooh ha catturato l'immaginazione del pubblico con le sue melodie orecchiabili e i testi ricchi di significato, confermando il loro status di band iconica della musica italiana. Ferry Boat di Pino Daniele ha toccato le corde dell'anima con la sua miscela di blues, jazz e sonorità mediterranee, trasportando gli ascoltatori sulle onde di emozioni profonde e avventurose. Bei tempi di Roberto Vecchioni ha incantato con la sua poetica affascinante e le melodie avvincenti, offrendo un viaggio nell'animo umano attraverso testi incisivi e visionari. Cuori agitati di Eros Ramazzotti ha conquistato il pubblico con la sua voce passionale e le sue canzoni d'amore, intense ed emozionanti.